Prima di iniziare qualunque terapia, anche ovviamente un intervento chirurgico, è molto importante, secondo la mia esperienza, usare i modulanti dell'infiammazione e in questo senso è estremamente importante la terapia della SAR terapia. Io prescrivo solitamente l'organo tessuto sede del tumore, perché è lì che deve arrivare il SAT versaglio, la sostanza deve arrivare esattamente sull'organo sede del tumore. Poi quello del sistema reticolo endoteliale, che è la base della difesa immunitaria, e poi il tessuto linfatico, che è estremamente importante perché anche lì ovviamente abbiamo le difese immunitarie. Tra i modulanti dell'infiammazione sono quelli di cui ha parlato la dottoressa Balzarini e sono fondamentalmente i derivati dell'arnica. L'arnica e tutti i vari composti omotossicologici. Idem, contemporaneamente si utilizzano i SAR derivati con un tessuto particolare che è il neurovascolare. Questo perché è per bloccare la neoangiogenesi tumorale, che può essere sviluppata anche dall'intervento chirurgico. Nel drenaggio, come dicevo prima, utilizzo sia i prodotti omotossicologici che quelli della SAR terapia, che sono in grado di stimolare gli organi motori. Quindi essenzialmente fegato, intestino, intestino in particolare, poi fegato, polmone, rene, anche la cute, e poi ripulire il tessuto connettivo. Esistono moltissimi farmaci che si possono utilizzare in questo senso e sono estremamente utili. Il vischio, ne hanno già parlato tantissimo, è una delle cose che io prescrivo di più, una di quelle da cui ottengo dei grandissimi risultati. Durante le terapie, ho distinto nel periodo post-operatorio, durante la radioterapia, durante la chemioterapia. Devo dire che la maggior parte dei pazienti che viene da me viene durante la chemioterapia, perché si è sparsa la voce che facendo i trattamenti omotossicologici, o insomma quelli che faccio io fondamentalmente, le persone sopportano di più la chemioterapia, per cui c'è questo passaparola per cui tanti pazienti arrivano. Poi devo dire che è vero la storia che i medici e i pazienti non vogliono parlare con il loro medico, con il loro oncologo del fatto che fanno terapie alternative, perché a me personalmente è capitato regolarmente, l'ultimo caso di 10 giorni fa, che una volta che la paziente parla con l'oncologo delle terapie che sta facendo, io non vedo più la paziente. Perché? Perché la paziente viene spaventata. La paziente viene spaventata pensando che ci sia una specie di sottrazione del paziente all'oncologo, cosa che non è affatto vero, anche perché io faccio anch'io l'oncologo, per cui non potrei mai fare una roba del genere. Non è giusta, insomma, ciascuno deve saper fare il suo mestiere. Io faccio una medicina complementare che cerca di aiutare le persone, però nello stesso tempo è chiaro che il tumore va curato, va tolto, più che curato. Quindi nel post-operatorio direi che sono fondamentali i modulanti dell'infiammazione della stasi linfatica, come ha già spiegato bene la dottoressa Balzarini, e poi utilizzo anche la neuralterapia. Modulanti dell'infiammazione della stasi linfatica, ho semplicemente messo l'elenco di quelli che sono i costituenti dei farmaci omotossicologici che uso più frequentemente. Contemporaneamente è possibile utilizzare i rimedi del tessuto neurovascolare e linfatico della SAR terapia. Sono tutti prodotti che io utilizzo in fiale essenzialmente e inietto localmente e come ha detto la dottoressa Balzarini i risultati sono decisamente molto buoni. La neuralterapia con la procaina essenzialmente che può essere pura o diluita la utilizzo per defocalizzare le cicatrici che sono una grossa fonte di disturbo per l'organismo. Puoi stimolare il drenaggio linfatico, soprattutto nelle persone che hanno fatto dissezioni linfonodali, che so, del collo ad esempio. E poi nella terapia del dolore è anche molto utile, cioè dovunque c'è un infarcimento del tessuto che uno percepisce come un indurimento, ad esempio la radioterapia, quello è un classico, e il paziente sente un fastidio, sente un senso di peso, sente un bruciore. Il fatto di iniettare questi farmaci, che siano quelli della SAR terapia, che siano i farmaci omotossicologici, che siano i farmaci della neuralterapia, porta un grosso giovamento.
Poi, durante la chemioterapia, naturalmente la prima cosa che viene in mente, a parte l'alimentazione, l'equilibrio energetico che è fondamentale, il vischio, la prima cosa che viene in mente è la terapia sintomatica sulla nausea e sul vomito. Allora, sulla perdita dei capelli purtroppo non riesco, e quindi quello non ci posso fare niente per intanto. E per quanto riguarda invece i disturbi legati alla, cioè la nausea e il vomito, sì. Come si può fare sia con potenziando essenzialmente il drenaggio, cioè perché il concetto è che il vomito è un meccanismo difensivo, cioè l'organismo cerca di eliminare sostanze tossiche, noi cerchiamo di potenziare il drenaggio, in particolare quello intestinale ad esempio, o quello epatico, e naturalmente potenziando un organo che non sia particolarmente deficitario, perché se c'è un'insufficienza renale potenzierò ovviamente l'intestino, se c'è un'insufficienza epatica potenzierò appunto ancora l'intestino piuttosto che non il rene. E poi naturalmente è importante contemporaneamente utilizzare degli immunomodulanti, perché naturalmente la chemioterapia è molto, diciamo così, dannosa per il tumore, e però è dannosa anche per l'organismo, e in particolare danneggia moltissimo l'immunologia del paziente. Come immunomodulanti utilizzo essenzialmente i sal derivati. I sal derivati dal sistema reticolo endoteliare, dal tessuto linfatico, poi il vischio e poi i probiotici. I probiotici essenzialmente utilizzo gli autorizzati steroidi di Escherichia coli e di Enterococcus fecalis, che vengono introdotti per via orale e stimolano il MALT, provocando uno stato di allerta immunologica. Voi sapete benissimo che il MALT è un network immunitario con una grossa base a livello intestinale. È chiaro che utilizzando dei probiotici io regolarizzo la flora intestinale e quindi regolarizzo l'immunità, e il paziente ha degli enormi vantaggi. Durante la radioterapia, direi che ha già parlato tantissimo la Franchi e ha trovato delle cose veramente eccezionali. E usando i modulanti, io fondamentalmente uso i modulanti dell'infiammazione e della stasi linfatica. Devo dire che per la mia esperienza, ormai di tanti anni, insomma, fortunatamente non mi è mai capitato di avere dei casi come quelli illustrati. Sarò stato fortunato io o i pazienti, questo non lo so. Probabilmente questa cosa è legata al fatto che facendo delle altre terapie insieme, secondo me, queste necrosi si formano molto meno, per non dire che non si formano per niente. Poi, anche durante le terapie ormonali, ovviamente, la medicina complementare ha una sua importanza. È chiaro che è importante sempre l'alimentazione e l'esercizio fisico, è chiaro che il vischio ha la sua importanza come immunomodulante, ad esempio. E poi è importante eseguire l'equilibrio energetico e soprattutto l'equilibrio ormonale, che io attuo sempre secondo la medicina energetica, cioè stimolando alcuni punti di comando, in questo caso con dei sal derivati. E poi naturalmente è molto importante anche usare i drenanti, come dicevo prima. Dopo le terapie tradizionali, quando diciamo il trattamento è finito, cosa si può fare? Allora, essenzialmente, a parte l'alimentazione che rimane sempre un cardine di tutto, a parte il vischio che utilizzo direi ubiquitariamente, sono importanti la terapia rivitalizzante, i drenanti di cui ho già parlato e i chinoni. Vediamo cosa sono essenzialmente i chinoni. I chinoni sono delle sostanze che sono avide di ossigeno e quindi sottraggono l'ossigeno ai tessuti. Omeopatizzati hanno, come spiegava l'oratore precedente, un effetto opposto, per cui l'utilizzo dei chinoni omeopatizzati migliora l'ossigenazione dei tessuti. Naturalmente sono comunque dei prodotti che vanno utilizzati solo dopo un opportuno drenaggio, non si possono utilizzare inizialmente d'emblée, perché si può avere un effetto di peggioramento omeopatico.